Oh, bentornati amici con Monkey Say Monkey sulla playlist che parla della sfera, della palla, del calcio per capirci. Nella massima tranquillità e serenità, questo è un video che io lo covo, tra virgolette, come una gallina cova dell'odio. Lo covo dal momento in cui è stato richiamato Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Perché lo sto covando da così tanti mesi? Perché nonostante uno ci tenga moltissimo alla Juventus, il fatto che la dirigenza lo abbia richiamato dopo un anno con Pirlo a 9 milioni all'anno, 10 milioni, ora non so di preciso, è abbastanza controverso secondo me. Allora, io sono del 1980 e storicamente la Juventus difficilmente riprende giocatori che ha già avuto e a parte Lippi o il Trapp, non ricordo bene, difficilmente riprende gli allenatori che ha già avuto. Ma questo è tutto un altro discorso rispetto a quello di cui volevo parlare da tanto tempo. Ho voluto attendere che si decidessero un po' le sorti della vecchia signora in campionato. Ho voluto attendere questa sera, partita che sancisce la vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Vuoi per un verso, vuoi per un altro, sono chiacchiere che non mi appartengono, quindi me le butto alle spalle. Io voglio andare proprio sul lato tecnico della questione. Quindi iniziamo col fare i complimenti all'Inter. Ha vinto, evidentemente è la squadra più forte tra le due. Ma più che essere la squadra più forte, che secondo me non lo è, però è un'opinione personale, quindi parere soggettivo, è semplicemente la squadra che ha un'identità di gioco, che ha un'idea di gioco rispetto ad una squadra che non ce l'ha. E la cosa bella è che l'allenatore stesso, cioè Massimiliano Allegri, a dirlo puntualmente da anni ed anni ed anni in ogni conferenza stampa, in ogni intervista. Cioè, quando Allegri dice è molto semplice, sta dicendo in massima onestà e trasparenza quello che poi i tifosi, gli spettatori, le persone vedono durante le partite della Juventus. Ovvero, se andiamo a esaminare la classifica della Serie A, semplicemente prendete tutte le squadre, ogni squadra, escluso il Cagliari di Mazzarri ed esclusa la Juventus di Massimiliano Allegri, tutte le altre hanno una identità di gioco ben precisa. Le uniche due che non ce l'hanno sono appunto Cagliari e Juventus. Sembra quasi, ora io non lo so, io non sto facendo chiacchiere da bar, devo premettere anche questo perché forse qui si pensa che io sto facendo questo video per views, no, a me non me ne frega un emerito fico secco. Nel mio piccolo io comunque sono un allenatore di calcio, sono UEFA B, UEFA C, istruttore di giovani calciatori, calcio a 5, insomma, sono più di 10 anni che alleno a livello dilettantistico, ovviamente. Questo non certifica che io sia più competente di un altro, ma quelle che sto provando a fare qui adesso sono chiacchiere non da bar. Cioè, quando vi dico per farvi capire che la Juventus non ha un gioco e magari il Venezia sì, gioco o idea di gioco, vi basta andare sui vostri account DAZN, quello che avete, eccetera, eccetera, per vedere le partite. E magari andarvi a vedere Juventus Venezia, tanto così per fare un esempio fresco, recente, no? Non so se vi siete accorti, ma ad esempio Bonucci, che ultimamente è sempre in panchina, guarda caso, chiedeva a Szczęsny di non calciare via la palla, ok? Mentre il Venezia, con Ceccaroni alla prima esperienza in A, Haps e altri tre o quattro semi sconosciuti sugli esterni e in difesa, costruiva ad esempio dal basso e riusciva ad uscire a creare trame di gioco offensive. Cioè, non so se è chiara sta cosa. Io non so se è chiara sta cosa a chi sta ascoltando. Cioè, una squadra con Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Alessandro Pellegrini, De Sciglio, Danilo, chi volete, non è possibile che non riesca a costruire azioni dal basso o ad avere un'idea di gioco che non sia quello di fare contropiede e giocare di rimessa continuamente. Quindi vi invito ad esempio ad andare a vedere Juventus Venezia e a cercare quel momento in cui Bonucci ha rimproverato Szczęsny perché calciava via la palla contro il Venezia. Ultimo in classifica, quando hai a difesa i piedi, la tecnica per poter iniziare un'azione. La cosa più lampante per me, che sono un incompetente, tutto quello che volete, è proprio il fatto di non avere trame offensive, cioè non c'è niente di, sembra che non ci sia niente di provato e sia lasciato tutto alla creatività, alle idee spontanee che vengono ai giocatori negli ultimi 30-40 metri. Ora, io non so come funziona un allenamento, di una squadra di Serie A piena zeppa di campioni o di giocatori di alto livello, ma credo, essendo andato a vedere vari seminari, ad esempio diversi anni fa sono andato a vedere anche Sarri quando era a Empoli, ho visto che comunque un allenatore di Serie A come Sarri, che faceva giocare bene il suo Empoli e poi il Napoli, in quei 2 giorni che ho visto gli allenamenti dell'Empoli,
provava delle cose, delle trame, no? Centrocampista, scarico, inserimento della punta, scarico, conclusione a rete. Ora, guardando la Juventus, sembra quasi che o non c'è l'allenatore o l'allenatore non ha idee per far giocare bene sta squadra, ma bene, neanche bene, per far provare a giocare questa squadra. Cioè, qui manca proprio l'idea. E se l'idea, come dice lui, Massimiliano Allegri, molto semplice, significa giocare di rimessa con una squadra del genere, e siamo messi male, cazzo. Siamo messi veramente male, anche perché per 9 milioni all'anno non si può vedere sto spettacolo. Cioè, non si può vedere sto spettacolo. Tra l'altro, alcuni giorni fa mi è capitato anche di leggere di persone che difendevano Massimiliano Allegri dicendo che Sarri e Pirlo, ma soprattutto Sarri, ha fatto peggio. Grandissima cazzata, anche perché Sarri ha vinto uno scudetto. E comunque, al di là dello scudetto, anche se non avesse vinto niente, la squadra aveva un'identità di gioco. La squadra proponeva, ok? E questo lo potete andare a verificare quando volete, perché ci sono le partite. Tramite internet si recupera tutto. Tra l'altro, piccola parentesi, ma più un pettegolezzo, mi puzza molto questa messa a riposo anche di Leonardo Bonucci. Non mi dilungo, non vado oltre, ma mi viene il dubbio che Bonucci sia scomodo. Non lo so. Allegri, non lo so, però a sto punto ci incomincio a credere, cioè come se allenasse Bonucci, detta proprio, ho detto una bestemmia, cancelliamo sto pezzo. Comunque, 9 milioni l'anno per vedere sta roba non è più sopportabile, no? Quindi complimenti all'Inter, ma Juventus, zero titoli, a gennaio sono stati spesi un centinaio di milioncini, se non vado errato, gioco neanche col binocolo, idea di gioco lasciamo perdere, si gioca un calcio veramente vecchio, rinunciatario, difensivo veramente tantissimo, roba che non so, penso che il peggior incubo di un calciatore sia fare l'attaccante in una squadra con Massimiliano Allegri al timone, perché a sto punto mi viene da pensare quando stava al Milan, in cui lo schema principale era lancio lungo verso Ibrahimovic, che tanto le metteva giù tutte le palle, anche quelle più sporche, e poi che succedeva e che inventava Ibra. Tanto neanche lo posso immaginare Allegri che va a dire a Ibrahimovic come si deve muovere, io non ci credo, ma neanche nel suo staff nessuno. E comunque, per quanto riguarda quell'episodio, che tutte le squadre hanno un'identità, un gioco ben preciso, che la costruzione dal basso, no, del Venezia che metteva in ridicolo la Juventus. Un'altra polemica è proprio questa della costruzione dal basso. Io non dico che sia la strada corretta, più che altro specifico meglio, ne parlerò in un video apposito, sempre su questa playlist, proprio della costruzione dal basso, la mia opinione umilissima, ma una squadra che si presenta con una difesa con Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Pellegrini e chi vuoi tra Danilo o De Ciglio, io penso che dovrebbe essere in grado a sfuggire ad un pressing ultra offensivo portato da Henry, e non Titi Henry, ma Henry quello del Venezia, e Kijin, no? Che è il primo anno titolare in Serie A. Cioè, in chiusura, sicuramente sarà contento Adani, ma non contento. Cioè, io fossi lui, sarei soddisfatto che quello che lui prova a dire, a evidenziare da anni sul conto delle squadre allenate da Allegri sta venendo fuori, finalmente, e si vede, perché la Juventus non gioca a calcio. Giocava di più a calcio quando aveva Pirlo, giocava di più a calcio quando aveva Sarri, e spero che la società prenda provvedimenti, perché ci vorrebbe un bel progetto ampio di 3-4 anni. Ci sono molti allenatori, quasi tutti, in Serie A tutti hanno un'idea di gioco, levato Mazzarri e Allegri, Cagliari, Juventus, tutti gli altri provano a proporre un'idea di gioco. C'era Gotti, ma poi è stato sostituito anche lui, perché effettivamente anche Gotti era un altro che non, sinceramente, vedendo la squadra non c'era questa impronta, questo stile di gioco, questo essere offensivo, meno offensivo, possesso, non possesso, non si vedeva. Quindi la speranza è che dopo che hanno tagliato fuori Mazzarri, hanno tagliato fuori Gotti, il prossimo sia Massimiliano Allegri e i suoi fottutissimi 10 milioni di euro all'anno, immeritatissimi veramente. Io non so che dirvi, se rimane questo allenatore faccio un grande in bocca al lupo ai tifosi della Juventus, perché ne hanno veramente bisogno, ci sono tanti allenatori in giro, ripeto, a queste cifre può tornare Conte, a queste cifre a molto più basse puoi fare un progetto con un altro allenatore che però almeno ha un'idea di gioco, come può essere un Gasperini, come può essere un Tudor, come può essere chiunque, ma chiunque proponga qualcosa. Qui non c'è il verso di fare 4 passaggi consecutivi e fare un'azione degna di questo nome. Cioè, sembra veramente, ripeto, che gli ultimi 30 metri abbiano carta bianca tutti e possano fare quello che è il cazzo che vogliono veramente.
non lo so. Ripeto, io sono un incompetente, però, la televisione la guardo da davanti quando ci sono le partite, non da dietro. Vi invito a farmi sapere la vostra, il vostro giudizio su Max Allegri nei commenti. Monkey Say Monkey vi saluta, vi ricorda di lasciare un like o un dislike se non siete d'accordo con quello che ho detto, iscrivervi al canale se volete, e vi ricordo che il prossimo video parleremo appunto di questa polemica che c'è sulla costruzione dal basso con l'occhio di un allenatore dilettante come me. Ok? Un saluto da Acciughina e ci vediamo alla prossima.